RTM a quelli che la sera. Eh sì, ci siamo. Ci siamo. Oddio. E mi sa che c'è anche il nostro graditissimo ospite di questa sera. Ron, ci sei? Ci sono, ciao a tutti. Ciao. Ciao. Benissimo, benissimo. Bene, bene. Tu come stai? Io bene, bene, bene. È molto caldo qua. Io sono a Garlasco, in provincia di Pavia, dove abito, e cominciano ad esserci le zanzare, queste cose qua fastidiosissime. Però è bene, dai, sto bene, sono contento di vedervi, di conoscervi. Il piacere è tutto nostro, tutto nostro. Anche qua in Sicilia c'è caldo, sai, in questi giorni. In questi giorni abbiamo... i bagni, giusto? È vero, poi il periodo, guarda, è quello, abbiamo superato i 30 gradi in questi giorni, quindi ce lo possiamo anche permettere. Certo, certo. E allora, parliamo del tuo ultimissimo fantastico lavoro, Abitante di un corpo celeste. Come sì. Nasce questo pezzo, Ron? Durante la pandemia, ecco, mi sono trovato a voler cercare un paroliere molto famoso in Italia che fa grandi canzoni, non so, ve ne dico una, che ha scritto per Renato Zero, che è I migliori anni della nostra vita. Ma giusto per... Infatti. E siccome mi piace molto come scrive, l'ho chiamato, l'ho cercato e gli ho chiesto: ma mi fai un testo che è bello come quelli che hai fatto? E lui mi ha mandato questo testo, che è Abitante di un corpo celeste. Io ci ho messo la musica e immediatamente mi sono appassionato, perché è venuto fuori un mondo, intanto il suo linguaggio che mi piace molto, ma anche un po' questa storia che sembra un po' un prontuario dedicato a degli extraterrestri, no? Ai sì. Quali vado raccontando come vivono i terrestri, no? Su questo pianeta. E poi finisce appunto con me che dico: sì, noi siamo abituati di girare sempre intorno a noi stessi, no? Sì. Però la cosa bellissima, secondo me, è riuscire a girare spesso anche intorno al sole. A me capita di girarmi intorno al sole e di provare una grande forza, una grande calore, una grande speranza anche. Ecco, questo è un momento per me per rinascere, ma credo che lo sia per tutti. Sì. Assolutamente sì, ma poi tra l'altro il periodo del primo lockdown è stato appunto fonte di ispirazione, e appunto da lì tu hai tirato fuori, diciamo, questa fantastica idea, giusto? È stato un periodo molto interessante. Sì, 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 devo dirti la verità che all'inizio della pandemia ero molto in crisi, perché non capivamo cosa stesse succedendo, ma credo che è stato anche per voi. Un po' tutti, sì, sì, sì. Infatti. E per cui sono poi entrato in una crisi pazzesca, nel senso che passavo in fianco al mio pianoforte e lo scansavo, giravo alla larga, cioè non riuscivo proprio a mettermi lì a provare a scrivere una canzone con la chitarra o col pianoforte. Ecco, poi da 5-6 mesi la cosa si è risolta ed ecco che ci siamo messi a scrivere. Insomma, ho scritto anche quasi finito un album e l'album uscirà a fine anno, insomma, a dicembre di quest'anno. Beh, io penso che sia proprio questo poi la differenza, no, tra una persona resiliente che da un momento di crisi riesce poi a rilanciare, quindi a tirare fuori la creatività, no? E quindi... Ma guarda, devo dirti che secondo me abbiamo sofferto tutti quanti questa cosa, perché... Non credo che ci sia stato uno nel mondo che non sia stato male per questa cosa. Però io credo anche che le cose molto forti che ci succedono, sì, che ci danno anche sofferenza, appunto, eccetera, però in qualche modo servono a cambiarci e a trovare un modo per uscire da quello che ci è successo e di ricominciare. E credo anche di diventare migliori di come lo eravamo. Ecco, noi abbiamo questa forza per poterlo fare e spero che tutti ci proviamo a farlo. Possiamo essere meglio e possiamo fare cose ancora più belle di quelle che stiamo facendo. Bellissimo, grazie per questa, insomma, questo bellissimo messaggio. Figurati, è una cosa alla quale credo.
Fantastico. E tra l'altro, per questo brano con chi sei stato in studio? Beh, a parte tu hai fatto le chitarre e la voce, ovviamente. Con chi eri in studio? No, ero con dei grandi musicisti, ero con Lele Melotti, no, scusate, così una. è un grande batterista anche lui, adesso mi viene fuori. Rivagli. Bravo. Rivagli. Grande batterista che suona con me da tempo, e poi al basso Gallinelli, Roberto Gallinelli, grande bassista anche lui, è il bassista della Pausini, e poi chi c'è stato ancora? Costa. C'era Costa che è il chitarrista della Pausini, di Laura, eccetera, e poi c'era un grande pianista. Che non mi ricordo come si chiama. Valle. Sono rincoglionito. No. Un altro chitarrista che si è aggiunto dopo per fare abitante di un corpo terrestre. Ma noi abbiamo il supporto cartaceo. Eh sì, c'è il trucco. Fantastico. Tra l'altro, appunto, come hai anticipato, abitante di un corpo celeste, appunto, anticipa il tuo album che è legato al tuo progetto artistico, legato ai 50 anni di attività. Sì, è vero. 50 anni sono tantissimi, mi spavento ogni volta che la sento dire, però devo dirti la verità, quando ci penso provo un grande orgoglio, sono molto contento, devo dire che sono un uomo molto fortunato, perché ho cominciato a 16 anni, sono andato a Sanremo a quell'età, e dopo quello è cominciata una serie di eventi bellissimi, ho conosciuto persone straordinarie, degli artisti pazzeschi come Lucio Dalla, De Gregori, Venditti, insomma, abbiamo cominciato a frequentarci e anche a collaborare, e questo mi ha portato a scrivere sempre di più, a scrivere sempre cose diverse, e per cui è una carriera che dura da tanto e sono contento finora di quello che ho fatto. Ma poi mi permetto di dirti, sei amato veramente da tutti, perché io in settimana, no, ho parlato magari con qualcuno, qualche parente, ma tutti, Ron, ma dai, ma veramente, ma bellissimo, la seguirò l'intervista, cioè non, veramente tutti ti adorano. Mi fa piacere, vuol dire che ho lasciato qualcosa di buono. Ma assolutamente sì, assolutamente. Dimmi una cosa, ma ti vedremo live in Sicilia? Sì, allora vi dico che da luglio comincerò una tournée appunto estiva, con un po' di concerti, spero siano tanti, e in Sicilia ci sono già delle richieste interessantissime, per cui verrò sicuramente. Ti aspettiamo allora. Ti aspettiamo a braccia aperte, perché poi il bello, no, adesso è tornare live, te lo dico anch'io da musicista, no? Sì, sono la batteria io. Vai, grande. e tra poco inizieremo anche noi con la nostra piccola tournée, ma sai, è come ritornare sul palco per la prima volta. Immagino anche per me, guarda, l'anno scorso sono riuscito a fare qualche concerto, ma pochi, 4-5 concerti, perché l'anno scorso ancora non era tutto quanto... voglio dire, facile da fare, anche per chi organizzava, però insomma quest'anno c'è un'apertura diversa, insomma, poi il vaccino sicuramente ha aiutato molto. Meno male. È verissimo. Ron, noi, che dire, ti ringraziamo tanto per essere stato qui con noi. Noi adesso ascolteremo il tuo brano qui in diretta su RTM. Ti chiedo di fare un saluto a RTM e Alma Produzioni. Alma Produzioni, sì, la nostra agenzia, noi organizziamo eventi, quindi adesso ti vogliamo portare qua da noi in provincia di Ragusa. Ah, che bello, magari. Ci sei mai stato? Sì, sono stato anche, credo, più volte in tutti quei 50 anni. Tu magari non eri ancora nato, però probabilmente ci sono stato. No. Allora, dai, voglio ringraziare e salutare gli amici di RTM e di Alma. Giusto? Sì, esatto. Production, sì. Eccetera, e un grande saluto
da Ron, e un grande abbraccio, veramente a presto. Grazie. Ci vediamo prestissimo per farti fare anche un tour enogastronomico. Grazie veramente, sei stato gentilissimo. Siete stati gentili voi, grazie. Grazie Ron, a prestissimo, a grazie presto, ancora. A prestissimo. Ci ciao. Ascoltiamo. Ci ascoltiamo, abitante di un corpo celeste.